Benvenuti sul canale di Megras, siamo qui per parlare di un argomento particolare. Qui abbiamo parecchi prodotti davanti a noi, ci sa, c'è un bel po' di confusione, però ora ci penserà Ale a schiarirvi le idee. Sono divisi tra micorrize e stimolatori radicali. Spiegaci un po' come vanno usati, così almeno aiutiamo un attimo a fare un po' di chiarezza. Allora, partiamo dagli stimolatori radicali, che poi sono tra i primi prodotti a essere utilizzati. Fondamentalmente, appena avvenuta la germinazione, si dà subito lo stimolatore, perché non è un fertilizzante in quanto non contiene elementi nutritivi, e aiuta allo svilupparsi della radice. Sono diverse marche, con diverse diluizioni per litro d'acqua, però tutti fondamentalmente aiutano la radice a svilupparsi, a penetrare il più possibile nel terreno per assorbire la maggior quantità di acqua e nutrimenti. Come per tutti i prodotti, gli stimolatori sono divisi in biologici e minerali. Biologici abbiamo Root Juice di BioBits, o il BioRizotonic di Canna, o il BioRoots della Ghe. Mentre per gli stimolatori minerali ci sono quasi le stesse marche che fanno lo stimolatore, e in più abbiamo Metrop con il Root Plus e Power Roots di Plagon. Ovvero che sono, alcuni sono più o meno concentrati degli altri, come ci dicevi prima, sì. Andranno usati con concentrazioni diverse, per cui leggete sempre quello che c'è scritto dietro al prodotto, perché ci sono le indicazioni specifiche. Non essendo un fertilizzante, si possono utilizzare immediatamente dopo la germinazione, quindi quando il seme è germinato e mettete la piantina a dimora nel vaso, la prima innaffiatura potete già farla con lo stimolatore radicale, seguendo le diluizioni scritte dietro la bottiglia. Nell'ultimo video, durante i travasi, abbiamo usato una polvere particolare, ok, per stimolare l'apparato radicale a svilupparsi. Abbiamo usato semplicemente delle micorrize, che non sono nient'altro che dei funghi, microrganismi che normalmente abitano nel terreno e creano una, appunto, simbiosi mutualistica con le radici delle piante. La simbiosi mutualistica non è nient'altro che un rapporto di convivenza, di dare e avere. I funghi simbionti creano questo rapporto chiamato appunto micorrize e forniscono alla pianta i nutrimenti in forma minerale, che è la forma che la pianta preferisce per assorbire le sostanze nutritive, e la pianta dà ai microrganismi i fotosintati, ovvero carboidrati che sono prodotti durante la fotosintesi, che questi microrganismi normalmente non riescono a sintetizzare. Utilizzeremo questa slide per cercare di capire meglio. A destra abbiamo la nostra radice, a sinistra c'è il fungo e possiamo vedere come attraverso il pelo radicale il fungo penetri all'interno della radice, sia tra gli spazi intercellulari che all'interno delle cellule stesse. E qui fa due tipi di strutture, una di tipo voidale chiamata vescicola e un'altra di tipo ramificato chiamata arbuscolo. Questa in sintesi è la simbiosi che si viene ad instaurare e non dobbiamo fare altro che approfittare di tutti i vantaggi in termini di accrescimento, resa e resistenza. Per chi volesse approfondire, lasceremo in descrizione il link per l'articolo sul nostro blog. Come si usano le micorrize? Che benefici portano alla pianta? Le micorrize si usano soprattutto all'inizio, quando si fa il travaso, o subito dopo la germinazione. Sono semplicissime da usare, non si può sbagliare, perché come avete visto nel video si danno a cucchiaiate vicino alla terra dove si andrà a sistemare la nuova piantina, e poi con l'innaffiatura si attiveranno i funghi e le loro simbiosi. Okay, semplicemente così. Oppure ce ne sono alcuni tipi che si possono diluire in acqua, per cui si può fare un richiamo successivo durante le fasi di crescita. Ok, e poi in seguito io posso lo stesso utilizzare uno stimolatore radicale più avanti, tipo, non so, nella seconda, terza settimana? Sì, gli stimolatori radicali si usano bene o male per tutto il periodo della fase vegetativa. Ce n'è anche qualcuno che si usa poi anche durante tutta la fase di fioritura. Ok, perfetto. Per cui diciamo che per la partenza sono necessari questi due tipi di prodotti. Ovviamente stimolatore. Per una partenza ottimale, ok? Per cui il top per far star bene le radici e la pianta successiva. Per far star bene le radici. Che substrato utilizzeresti? Che substrato consiglieresti a una persona che ti chiede: voglio fare una bella radicazione, voglio che la mia pianta stia bene, consigliami un terreno, consigliami più terreni da mescolare per ottenere un qualcosa di
Allora, diciamo che i terrici che si trovano in commercio non sono terrici, ma sono tutti mix di torbe. Quindi sono il substrato di crescita ottimale per chi vuole coltivare in vaso. Sono già arricchiti con di solito la perlite, che ne aumenta la porosità e quindi la quantità di ossigeno che le radici sono in grado di raggiungere e quindi di svilupparsi meglio successivamente. Ok, perfetto. Per cui la chiave di un'ottima radicazione può essere anche una buona entrata di ossigeno. Il terriccio ha delle porosità, anche microporosità molto piccole, che vengono esplorate dalla radice attraverso i peli radicali. E l'alternarsi di acqua all'interno di queste microporosità permette alla radice di assorbirla e poi il passaggio dell'aria impedisce che si sviluppino funghi patogeni come i marciumi radicati. Perfetto, per cui per un ottimo assorbimento dei nutrimenti l'alternanza acqua-ossigeno all'interno del substrato. Perfetto. Terrici troppo compatti in cui l'ossigeno e l'aria non riesce a entrare non permettono uno sviluppo ottimale delle radici. Ed è per questo che comunque sia in molti sistemi idroponici abbiamo apparati radicali sviluppati in maniera esagerata, infatti adesso vi faremo vedere il nostro peperoncino come stanno le sue radici, perché ragazzi preparatevi che c'è un mostro là dietro. La domanda più frequente che ci fate è: ogni quanto devo annaffiare la mia pianta? Secondo me, perché ovviamente ognuno ha le proprie opinioni, ma tutte quante portano sulla stessa strada. Non c'è un metodo solo per innaffiare una pianta, perché come sapete ci sono delle stagioni, esiste il caldo, esiste il freddo, e in questi due momenti si andrà ad annaffiare in maniera completamente diversa. Anche questa cosa dipende anche dal vaso che avete e dalla grandezza della pianta. Esatto, la domanda senza risposta, quando innaffiare, quanta acqua dare, dipende da quanta acqua c'è all'interno del terriccio, del substrato. Se è pieno d'acqua non si innaffia, appunto per quello che dicevamo prima, per permettere l'alternanza della presenza dell'acqua e dell'ossigeno a contatto con le radici. Se si annaffia troppo c'è il rischio di marciume, se si annaffia troppo poco c'è il rischio che le radici secchino e la pianta di conseguenza, cioè porta di conseguenza la morte della pianta. Però è vero che aspettare giusto quel momento in cui la pianta abbassa le foglie, che in quel momento sta richiamando acqua, per poter poi di conseguenza annaffiare, perché in quel momento si verifica una grossa passaggio di ossigeno nella terra, giusto? Esattamente. Una curiosità che mi chiedono in tanti sempre: come posizionare il seme o la radice all'interno del vaso? Verso l'alto, verso il basso? Svegliamo un mistero che vi farà dimenticare le notti insonni. Fondamentalmente all'interno dell'apice della radice, che viene chiamato cuffia, ci sono dei granuli di amido che la radice utilizza come riserva, che vengono chiamati statoliti, che sentono la gravità e quindi la radice ha la percezione della gravità e quindi cresce automaticamente da sola verso il basso. Potete mettere la vostra piantina, il vostro seme appena germinato, come volete, nel terreno, che saprà cavarsela da solo senza bisogno dell'aiuto di mamma e papà. Credo che abbiamo detto più o meno tutto. Più o meno tutto. Quando trattiamo questi argomenti cerchiamo di essere più generali possibili, perché poi se entriamo nello specifico magari servirà qualche altro video in più. Per il resto noi siamo sempre qua, se volete farci delle domande, se volete passare in negozio a farci delle domande, ben venga, se no basta che ci scrivete nei commenti e o vi risponderemo direttamente scrivendovi, oppure se le domande sono tante faremo altri video come questi di risposta. Detto questo, facciamo vedere le radici? Dai, andiamo a fare delle radici. Quindi, riassumendo, appena avviene la germinazione potete utilizzare stimolatore radicale e funghi micorrizici, cosicché le radici si svilupperanno al top e non avranno nessun tipo di problema. Siamo giunti alla fine di quest'ultimo video, iscrivetevi al canale, lasciate un commento, ci vediamo nel prossimo video.